матча в пресс-конференцию. Вопросы в рамках сегодняшнего матча и представляться. Массимо Каррера, главный тренер «Спартака», пожалуйста, ваш вопрос. У нас не так много времени, поэтому если у вас вопросов нет, то мы сейчас покинем зал. Все, до свидания. Да, пожалуйста. Павел Кучков, «Спартак Онлайн». Спасибо. Что можно сказать о «Локомотиве»? Удивила ли команда или сыграла ровно так, как вы ожидали? È stata una bella partita, per due le squadre volevano vincere, due le squadre hanno lottato, hanno combattuto, hanno provato a vincere e poi alla fine il pareggio penso che sia giusto. In principio è tutto ciò che ho aspettato, ho parlato di Barolis, di Barolis per la vittoria, io penso che non ci sia un risultato per il match. Grazie, il prossimo domanda. Io Giuseppe D'Amato. Volevo chiedere qual è il significato di questa partita. Nel primo tempo vi ho visto un po' lenti, forse la preparazione, il campo, e poi mi sembra. Non so, a cui da cenno per dare il tempo a maggio, dove vi sto facendo un termine, ci di quattro a maggio. Soprattutto il terzino sinistro, il 23 del secondo Spartak, a un certo momento ci poteva giocare la partita, ma perché? Poco ha fatto poche discese sulla sinistra. Facciamo un campare che ha giocato un malo papà. Nel primo tempo. Sì. Il problema è che sono anche gli avversari, quindi le partite si giocano non come si vedono in tribuna. Il problema è che non abbiamo prescrizione anche l'avversario. Esistono le tribune e è molto più facile cominciare. In campo cerchiamo sempre di fare quello che gli avversari ci permettono di fare. Primo tempo abbiamo provato a giocare, siamo stati un po' lenti a girare la palla, però loro erano tanto chiusi in difesa, quindi dobbiamo cercare di far girare la palla più veloce. C'erano tagliami a buttarsi a razzigrovez, medino catare in match, non inizio a gravare da un tipo a palla, non hanno dovuto catare in estrema. Спасибо, еще вопросы? Если вопросов больше нет, то спасибо, всего хорошего.